Funky down. Nasty. Hey, listen to the man. Well, Godfather. Payback. Manca la Sose. Ecco, si fa ancora il microfono. Manca la Sose, che ci racconterà un'esperienza nuova dal punto di vista di questa società che, come voi saprete, la società studi di settore ha gestito e gestisce storicamente gli studi di settore in chiave di fiscalità, ma ha aperto una business unit di nuovi prodotti di recente, lanciando sul mercato un servizio innovativo che adesso vi racconterà il dottor Mauro Amatori, appunto responsabile dei nuovi prodotti di Sose, che consente di far circolare una maggiore informazione sul sistema delle imprese e per il sistema delle imprese, abbassando quindi, e questo è un caso proprio eclatante, abbassando la simmetria informativa di cui le piccole e medie imprese, che ricordava Zanini, non sono in grado di disporre e che potrebbe costituire per loro uno svantaggio in termini di competizione sul mercato. Prego. Buongiorno a tutti. Allora, vediamo qual è il contributo di Sose a supporto delle piccole e medie imprese. Allora, prima di tutto dobbiamo dire che forse ci dobbiamo riferire alle micro piccole imprese, perché il mondo che Sose conosce, per fatto che, come si diceva, realizziamo visto di settore per conto dell'amministrazione finanziaria, sono le imprese che hanno un livello di fatturato sotto i 5 milioni di euro, che rappresentano però più del 90% delle imprese italiane. Quindi parliamo del negozio di profumeria che abbiamo sotto casa, della farmacia, parliamo del produttore di mobili, di scarpe, parliamo dell'albergo dove andiamo a fare le nostre vacanze, parliamo di un mondo abbastanza piccolino che molto spesso non è in grado, per le sue esigenze, di valutare la propria posizione competitiva sul mercato, di attivare ricerche di mercato e quindi stare al passo con l'evoluzione. Quindi i bisogni dell'impresa, della piccola e microimpresa, sono quelli comuni anche alle grandi imprese, ma con qualche difficoltà in più. Diciamo che l'esigenza è quella di mantenere l'equilibrio a fronte di eventi esterni, equilibrio diciamo che deve essere ripristinato a fronte di un cambiamento che potrebbe essere anche cavalcato per trarne benefici, però sicuramente prima della capacità di gestire un cambiamento bisogna esserne informati con canali diversi, la rete prima di tutto, i consulenti, le banche dati. E qui diventa importante agire di anticipo, quindi avere le informazioni necessarie per capire che qualcosa sta cambiando. Perché se non riusciamo a agire in anticipo, le nostre azioni saranno messe in atto solo quando avremo una certa sintomatologia su qualcosa che non va. Perdita di quote di mercato, perdita di fatturato, perdita di utili. E a questo punto più ci accorgiamo di ritardo di qualcosa che deve essere riequilibrato, più ovviamente saranno elevati i costi necessari per riportare l'impresa in equilibrio. A volte poi le criticità non sono evidenti, perché alcune criticità in una impresa sono compensate da punti di forza nell'ambito di altre aree settoriali, di altre aree gestionali. Ecco, diciamo quindi, che cosa può dare Sose per rispondere a questa esigenza? Per il fatto che gli studi di settore prevedono un flusso informativo ogni anno su tutte le imprese, per tutte le imprese che stanno sotto i 5 milioni di euro, di tutta una serie di informazioni che obbligatoriamente devono essere fornite sul modello organizzativo adottato, su cosa l'impresa fa, come lo fa, a chi si rivolge, quali sono i canali di approvvigionamento, quali sono i risultati della sua gestione economico-finanziaria. Ecco, tutte queste informazioni hanno contribuito a formare una banca dati a disposizione del mercato, quindi sono informazioni uniche, importanti, sulle quali Sose ha pensato di avviare una sua proposta commerciale, usufruendo anche di tutto il know-how che ha acquisito nel tempo in termini di capacità di analisi dei micro settori, capacità
di analisi sulla gestione aziendale, capacità di valutare le performance stesse delle singole imprese. Quindi, quali sono i risultati che mettiamo a disposizione? È possibile, intanto la nostra proposta si rivolge a chi offre consulenza alle imprese, quindi non al singolo imprenditore, ma a chi fa consulenza, quindi parliamo di commercialisti, parliamo di professionisti, parliamo delle associazioni di categoria. Non è la singola impresa. Non è la singola impresa. Questi soggetti potranno usufruire di uno strumento di business intelligence che gli permette di valutare sui dati di bilancio che saranno forniti dalla singola impresa i risultati della gestione economica e finanziaria della stessa, valutare nel senso avere una pagella, una valutazione rispetto ai diretti concorrenti. Dopodiché, attraverso l'accesso alla banca dati degli studi di settore, si può completare l'analisi della singola impresa con un confronto che può essere un benchmark con i migliori che sono presenti sul mercato per capire qual è la distanza rispetto a un gruppo di interesse. Quindi prendiamo ad esempio un mobiliere che volesse sapere, dopo che è stato valutato sui singoli indicatori di bilancio, come è posizionato rispetto a tutti gli altri, sarà possibile accedere alla banca dati degli studi di settore e selezionare il campione di interesse, che potrebbe essere tutte le imprese che fanno la stessa, offrono lo stesso servizio, il prodotto, nell'ambito di un'area territoriale in cui è presente l'impresa che stiamo valutando, oppure selezionare i migliori, perché sappiamo valutare in base appunto a questa conoscenza sulla capacità di generare valore dell'impresa, e capire qual è la distanza. Dopodiché queste informazioni saranno utili per il consulente per prospettare delle strategie di miglioramento, per individuare le criticità e quindi per costruire un percorso di miglioramento che possa consentire all'impresa di rimanere competitiva sul mercato. Questa è una prima proposta disponibile sulla rete tramite accesso web, quindi semplice, che sarà, speriamo, seguita da altre iniziative volte tutte a dare un supporto a questo mondo fino ad oggi, diciamo, non particolarmente conosciuto, se non altro per quelle informazioni di carattere strutturale che vengono richieste nell'ambito degli studi di settore. Bene, allora abbiamo esaurito questo primo giro, abbiamo sentito le quattro esperienze che ci sono state raccontate per dare maggior livello di servizio a partire dalla trasformazione del dato, dell'informazione attraverso modalità di business intelligence. Adesso mi piacerebbe prendere qualche minuto a ciascuno dei nostri ospiti, cercando di guardare un po' avanti nel futuro. Siamo in una sede appropriata, parliamo di comunicazione digitale e di proiezione avanti nel tempo, e la tecnologia diventa il driver fondamentale per erogare i servizi ed essere sempre più competitivi. Allora, nello stesso ordine con cui avete parlato fino a questo momento, due sono secondo me le questioni in cui rapidamente, vi lascio 3 minuti a testa perché stiamo arrivando rapidamente alla conclusione, vorrei chiedervi. La prima è: quali sono, dal vostro specifico punto di vista, i requisiti tecnologici per poter accrescere il livello dei servizi per la vostra singola esperienza? E in parallelo, ovviamente, siccome il mercato vostro diventa sempre più largo e globale, eventualmente riuscire a dire qualcosa anche sul rischio, sulle minacce potenziali che potrebbero derivare dalla concorrenza. Allora, ricominciamo da Paolo Ghezzi. Sì, questa domanda è più difficile, ma io devo dire che l'innovazione tecnologica ha contraddistinto tutto il percorso che ha portato a sentire quello che abbiamo sentito questa mattina. Cioè, le Camere di Commercio hanno iniziato con la dematerializzazione, con la firma digitale, con questo certificato. Io credo che il futuro, sarebbe facile dire che sarà il cloud computing o concetti simili. Io credo che il passaggio sarà, almeno per quello che riguarda le informazioni, quindi questa enorme quantità di informazioni che ormai in maniera facile ognuno di noi può accedere. Io pensavo mentre venivo qua che non più di qualche tempo fa, per muoversi uno aveva bisogno
dell'orario dei treni, della mappa della città e dell'elenco telefonico. Oggi tutto questo ce l'hai in un oggettino che non è più nemmeno il telefono, cioè un iPhone qualsiasi, che ti permette di collegarti in tempo reale all'orario dei treni, a tutto quello che vuoi. Quindi credo che il futuro sia un passaggio che prima era il government, ora insomma potrebbe essere l'open government, quindi all'apertura veramente dei dati. E torno quindi ancora ai tre concetti, quelli della trasparenza, della collaborazione e della fiducia. Oggi dovrà tutto essere interconnessi, noi stessi siamo in questo momento interconnessi alla rete del cellulare che sa esattamente dove sono e chissà in quanti altri posti è scritto che io sono qua oggi. Quindi la sfida è un po' questa, riuscire a trarre sempre più valore dalla mole di dati che ci sovrastano e ci sovrasteranno sempre di più. Io chiuderei leggendovi un pezzo del discorso di Obama proprio sull'open government, perché secondo me si porta dietro tutti e tre i concetti che abbiamo espresso fino adesso. Obama dice: la mia amministrazione è impegnata a creare un livello senza precedenti di trasparenza di governo per assicurare la fiducia delle persone e stabilire un sistema di trasparenza, partecipazione pubblica e collaborazione. La trasparenza rafforzerà la democrazia e promuoverà l'efficacia e l'efficienza di governo. Io credo che in questa fase ci sia un po' tutto il percorso che dovremmo fare tutti noi. Grazie. Allora, Don Deschini? Direi, per essere concreto, mi mantengo l'esempio fatto sui SUAP, sugli sportelli unici per le attività produttive che si attiveranno sostanzialmente al mese prossimo. Si parlava di requisiti minimi, lì c'era addirittura il Ministero che ha detto qual è il requisito minimo per un comune per poter svolgere questo servizio. Se li andasse a leggere la maggior parte di voi direbbe: ma poi il Ministero non sa cosa sia l'informatica o sta banalizzando il problema, perché ha messo dei requisiti minimi di una banalità sconcertante. In sostanza è che non abbia un PC connesso a una rete, non si dice forse neanche bene alla DSL, un indirizzo di posta elettronica certificata e forse null'altro. Ecco, attenzione, questo requisito minimo assolutamente banale da alcuni punti di vista è per una buona parte degli 8.000 comuni italiani, ma anche per una parte dei 1.500 rotti comuni lombardi, un requisito massimo di difficile garanzia da qui al 28 marzo. O magari la PEC da qualche parte se la fanno anche arrivare, ma da lì ad usarla, da lì a incrociarla con qualche marchingegno di firma digitale, vi assicuro che ce ne passa, e quindi la preoccupazione è molta. Traslate tutto ciò a direi più che del 90%, siamo forse al 95% tra micro e piccole imprese lombarde, fate voi la percentuale su 130.000 imprese attive e capite di quali numeri stiamo parlando, tutte imprese che sempre al 28 marzo o dalla data successiva, se la prorogheranno di un po', che dovranno usare questi stessi banali requisiti minimi per fare qualunque processo minimo amministrativo con la Camera di Commercio, piuttosto che il Comune, piuttosto che il Comune. Cosa voglio dire? Attenzione che in un mondo che viaggia a velocità pazzesca, dove io faccio fatica a capire addirittura in alcuni casi la terminologia, le funzioni di una serie di cose splendide che vedo, non dimentichiamoci che anche in realtà forti, competitive come la Lombardia, dietro ci sono micro imprese, piccole imprese, dove non c'è ancora né la conoscenza adeguata, ma soprattutto dove sono mancati e mancano tuttora o sono solo ora in procinto di arrivare quei prerequisiti minimi che fanno avviare il meccanismo. Cioè portiamo la corrente elettrica dove ancora non c'è e poi da lì riusciamo a costruire il giusto. Lei fa un'osservazione